Ivana Mrazova rientra in Italia, l'incontro con Luca Onestini. Ivana Mrazova e Luca Onestini stanno insieme? Dopo il Grande Fratello VIP i due continuano a frequentarsi fuori. Il Grande Fratello VIP quest'anno è stato l'anno dei grandi incontri. Nuovi amori e nuove amicizie sono sbocciate all'interno della casa, con risvolti e colpi di scena che hanno tenuto attaccati allo schermo della TV milioni di telespettatori. Non solo amore dunque, ma anche forti legami d'amicizia. Luca Onestini, per esempio, dopo aver chiuso definitivamente la storia con Soleil Sorge, nella casa ha trovato più di una spalla amica. Uno tra tutti Raffaello Tonon, con il quale l'ex tronista è rimasto molto amico anche dopo l'esperienza del reality. Un'altra concorrente con cui Luca ha legato molto è sicuramente Ivana Mrazova, modella ceca di cui lui stesso, come dichiarato più occasioni, è sempre stato molto attratto. Ivana Mrazova torna dopo le vacanze di Natale, l'incontro con Luca Onestini al suo rientro in Italia. I fan della coppia formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno sicuramente esultato dopo aver visto l'ultima storia scaricata oggi dall'ex tronista su Instagram. Il ragazzo, nello specifico, avrebbe condiviso con i suoi followers un video dove annunciava allegramente il rientro di Ivana in Italia. Dopo aver passato le vacanze di Natale con la sua famiglia in Repubblica Ceca, la modella è adesso tornata, e chi è stata la prima persona che ha visto al suo rientro? Proprio lui, Luca Onestini. Ivana Mrazova e Luca Onestini sono fidanzati? L'annuncio di Verissimo. Ivana e Luca stanno insieme, questa la notizia data ieri da Verissimo nel pomeriggio. Le voci sulla loro presunta storia d'amore sarebbero stati confermati durante la rubrica Giri di Walzer, ma, ad oggi, niente è stato detto al riguardo dai diretti interessati. Perché i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP vorrebbero mantenere segreta la relazione? Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Silvia Toffanin, si tratta solo di una questione di riservatezza. Presto però, sempre secondo la versione data da Verissimo, i due usciranno allo scoperto. Che sia proprio oggi quel giorno. Perché no, tutto è possibile.